Cari amici della Udine Volley, bentrovati. Siamo alla prima puntata di 3 minuti con il nuovo format della nostra società in cui andremo a conoscere tutte le persone che dietro le quinte e sui nostri cartelloni pubblicitari danno una mano alla società a vivere. E in particolare il primo sponsor di questo format è B-System Italia. Abbiamo qui Mauro Franzin a rappresentare. Buonasera. E B-System Italia, leader in Italia e in Europa della sanificazione, esattamente di cosa vi occupate? Noi siamo un'azienda che esiste da 20 anni, fa dei prodotti, delle specialità chimiche atte a risolvere diverse problematiche. Siamo nati con la risoluzione della problematica della scivolosità, oppure quello della pulizia, e in questi ultimo anno e mezzo abbiamo messo a punto una serie di prodotti che risolvono la problematica sia dei batteri sia dei virus. Quindi siamo in grado di rendere le superfici in maniera permanente antivirali e antibatteriche. Abbiamo iniziato nell'applicarlo in due piscine comunali qui ad Udine. E poi, grazie alla conoscenza con SicurMed, abbiamo iniziato a darlo nel palazzetto sportivo dove viene di Udine. E il tutto è stato fatto attraverso delle certificazioni con istituti importanti come Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia. La cosa ci dà molta soddisfazione, siamo felici, diciamo, di riuscire a darlo e fare in modo che le attività sportive dilettantistiche e non, anche quelle professionali, possano andare avanti. Allora, appunto, riguardo questo argomento di cui ho appena parlato, ricordiamo che B-System Italia è entrato nella grande famiglia della Udine Volley come sponsor quest'anno e grazie a loro noi possiamo continuare a giocare e ad allenarci nelle nostre palestre grazie alla sanificazione con i loro prodotti. La domanda che mi sorge spontanea, come sempre a tutti voi sponsor, è come mai investire nello sport? Lo sport, perché per prima cosa io sono uno sportivo, faccio un altro sport che è la bicicletta, però sono uno sportivo. È iniziata questa collaborazione, questo permette, proprio per la problematica della pandemia, di poter continuare la socializzazione, questo anche per i giovani che sono costretti a rimanere a casa e questo gli permette di avere qualche ora, diciamo, di libertà e di continuare a fare dello sport, quindi è una cosa mo molto positiva. Il fatto di aiutare 200 ragazzi a continuare a essere sportivi e comunicare tra loro, la pensiamo una cosa molto positiva. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio Mauro Franzin di B-System Italia per essere entrato in questa famiglia allargata che si compone di atlete, di famiglie delle atlete e di sponsor assolutamente. E vi do appuntamento alla prossima puntata di A Tu per Tu con. Buona serata. Grazie.